Ciao a tutti! Prima di cominciare con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di lasciare un like e di seguirmi anche su Instagram, trovate il link nelle info box. Oggi voglio parlarvi dei segreti del postparto. Ho deciso di utilizzare questo termine perché spesso si tende ad omettere questa parte, quindi si parla di gravidanza, si parla del momento del parto, ma del postparto si parla raramente. Forse perché il parto viene visto come un punto d'arrivo, anziché come un punto di inizio, l'inizio di una nuova vita meravigliosa, però ci sono tantissime difficoltà, non soltanto dal punto di vista proprio della gestione della nostra vita, perché viene scombussolato tutto, la nostra routine, ma anche dal punto di vista fisico e mentale. Secondo me un'altra ragione per cui si parla poco di postparto è data dal fatto che nel momento in cui diventiamo mamme, la donna che c'è in noi viene messa da parte. È come se ormai esistesse soltanto il bambino. Invece non è assolutamente così, perché noi prima di essere mamme siamo donne e quindi è giusto affrontare questi argomenti. Dopo il parto il nostro corpo è fortemente provato ed è del tutto comprensibile, visto che abbiamo messo al mondo i nostri figli. Chiaramente la situazione lì sotto non è delle migliori. Nei primi giorni infatti quella zona risulta abbastanza gonfia e indolenzita. Nel caso poi di episiotomia, che è l'incisione del perineo per facilitare il parto, diciamo che la situazione è ancora più complessa, perché il dolore può persistere fino alla formazione della cicatrice. Con una situazione di questo tipo ho affrontato diverse difficoltà. Infatti i primi giorni avevo difficoltà a sedermi perché mi faceva malissimo per via dei punti. Io vi giuro, dopo il parto avevo una paura fottuta di andare in bagno. Vi spiego perché. Durante il travaglio l'ostetrica mi ripeteva costantemente: spingi come se dovessi andare in bagno. Quindi io avevo finalmente partorito. L'idea di andare in bagno mi ricordava un po' l'esperienza del parto, non perché sia paragonabile, non avevo nessuna voglia di spingere ancora, quindi c'era una componente psicologica che incideva proprio su questa mia problematica. Poi chiaramente c'era tutta questa situazione lì sotto che, come vi ho detto, non era delle migliori. Per di più, lo sforzo eccessivo mi aveva provocato la formazione di emorroidi. Quindi capite bene che con tutta questa situazione qui non era assolutamente facile. Tra l'altro, i primi tempi provavo anche un bruciore quando facevo la pipì. Un'altra problematica che ho riscontrato è l'incontinenza, quindi perdite di urina, e questo quando avveniva ad esempio quando correvo, quando mi allenavo, quando ridevo, quindi non era assolutamente una situazione piacevole. Per quanto riguarda il discorso bagno, ogni volta che dovevo andare in bagno era veramente un'impresa. Trascorrevo almeno 20 minuti, mezz'ora in bagno, perché cercavo di concentrarmi e di rilassarmi il più possibile. Oltre a tutto questo bel quadretto c'era la questione sanguinamento, quindi i cosiddetti lochi, che sono delle perdite ematiche dovute dal distacco della placenta dall'utero. Mi sono durate, mi sembra, 30 giorni, se non addirittura 40. Un'altra cosa, il ciclo non è detto che torni subito. Nel mio caso, ad esempio, ancora non mi è tornato. L'allattamento può ritardare l'arrivo del ciclo, quindi ancora non ho avuto il capoparto. Dopo aver messo al mondo Alessandro, credevo di aver finito con le contrazioni, che sono state proprio il mio incubo, perché io in fase di travaglio, ogni volta che mi arrivava una contrazione, ripetevo tra me: chi me l'ha fatto fare? Non lo voglio più Alessandro, non voglio più partorire, non me ne frega niente. Queste mie emozioni, queste mie parole le ripetevo nella mia mente, quindi non le ho mai dette a voce alta, perché io sono una persona che soffre in silenzio, e durante tutta la fase del travaglio mi sono mangiata le braccia e Cristian mi diceva: dai, dammi morsi a me. No, io gli dicevo: no, levati, non ti voglio dare i morsi, perché ti devo fare male? Questa cosa mi irritava molto. Poi poverino, lui invece mi voleva soltanto aiutare.
Quindi, come vi ho detto, nel momento in cui ho partorito ho detto, ah, finito, finalmente è finita, non avrò più contrazioni, e invece mi sbagliavo. Non sapevo che avrei avuto altre contrazioni. Sto parlando dei morsi uterini, che sono delle contrazioni dell'utero, che servono a riportare l'utero alle sue normali dimensioni. Si avvisano maggiormente nel momento in cui si allatta, perché si stimola la produzione di ossitocina che stimola le contrazioni uterine. Chiaramente l'intensità non è la stessa delle contrazioni che provate in fase di travaglio. Però nella situazione emotiva e soprattutto invalidante nella quale vi trovate per tutte le ragioni che vi ho detto prima, avere anche queste contrazioni è un'ulteriore problematica. E anche queste durano all'incirca 30 giorni. Visto che ho accennato al discorso dell'allattamento, un'altra problematica è proprio legata al dolore al seno. E questo si verifica quando arriva la montata lattea. Allora, l'arrivo della montata lattea è stato veramente traumatico. Prendiamola a ridere. Mi guarda allo specchio, mi vedo un seno che sembravo veramente una porno star, perché avevo un seno enorme, ma una cosa incredibile che non si spiega. Questo era il lato positivo, ho sempre desiderato un seno grande, però non a questi livelli, perché era veramente volgare, vi giuro, sembrava il seno di una porno star. Mi faceva malissimo perché era durissimo, sembrava che avessi due sassi, e poi mi erano venuti anche i brividi di freddo, tant'è che mi è venuta anche la febbre. Quindi l'arrivo della montata lattea che non è stato il massimo, perché appunto mi faceva malissimo il seno. E per, diciamo, contrastare questo problema, mi avevano consigliato di fare degli impacchi con dell'acqua calda. Questo avviene perché ci troviamo nella fase della calibrazione, quindi la produzione di latte si deve adeguare alla richiesta di nostro figlio, perché chiaramente il latte si produce a seconda della richiesta, quindi più richiesta c'è, più latte si produce. Oltre agli impacchi, il consiglio è quello di allattare frequentemente nostro figlio. Un altro problema che può verificarsi all'inizio è l'insorgere di ragadi. Questo avviene perché il bambino non è in grado ancora di attaccarsi come invece dovrebbe. Per questo problema io vi consiglio di acquistare le coppette d'argento. A parte questi primi giorni, questo primo periodo, poi in generale allattare non è assolutamente doloroso. Poi, altra cosa, dopo il parto io non mi aspettavo assolutamente di sembrare ancora incinta. Chiaramente non mi aspettavo di uscire dalla sala parto, insomma, col ventre piatto. Mi aspettavo un semplice gonfiore, invece sembrava proprio che aspettassi un altro figlio. Tra l'altro, la pancia a me faceva tantissima impressione, mi faceva tantissima impressione toccarla, perché sembrava come se non facesse parte del mio corpo, come se fosse un corpo estraneo. Chiaramente la pancia era molle e flaccida, sembrava proprio un budino, quindi una strana sensazione. Poi con il tempo la situazione migliora. Nel mio caso non sono tornata, per quanto riguarda la pancia, alla situazione di partenza. Questo perché il corpo della donna esce comunque segnato dalla gravidanza. Come sapete, nel mio caso il problema sono le smagliature. Un'altra confessione che vorrei farvi è che dopo il parto io mi sentivo tanto stanca, lo sforzo è stato grande, insomma. Partorire non è assolutamente una passeggiata di salute, poi c'è chi soffre di più, chi soffre di meno, però in linea di massima il parto è un'esperienza unica e secondo me non è possibile paragonarlo a nessun altro tipo di dolore. Quindi mi sentivo molto stanca dopo aver partorito, la gioia che ho provato nel vedere mio figlio per la prima volta è stata immensa. Però nel momento in cui dalla sala parto mi hanno portato nella stanza, sono sincera, non stavo pensando, ah, adesso che bello, mi portano mio figlio, sto insieme. Io in quel momento volevo soltanto dormire. Avrei voluto che qualcuno si occupasse di lui. Ma questo non era possibile perché nell'ospedale in cui ho partorito c'era il rooming in, quindi Alessandro trascorreva tutta la giornata insieme a me e lo riportavo nella nursery soltanto la sera alle 11 e poi alle 6 di mattina me lo riportavano per la prima poppata. Non giudicatemi per questo, io ho amato da subito mio figlio, ma vorrei dirvi un'altra cosa, ci sono anche delle mamme che non sentono subito l'amore nei confronti dei loro figli, non giudicatele, non bisogna assolutamente giudicare l'emotività di una mamma. Ci sono delle ragioni dietro, queste vanno poi analizzate. Quindi nel mio caso
il problema non era questo, era semplicemente che volevo riposare. Questo per ritornare al discorso di prima in cui vi dicevo, sembra che nel momento in cui noi diventiamo mamme dobbiamo mettere da parte la donna, la persona che c'è in noi, e quindi non abbiamo più diritto di fare nulla, non abbiamo più il diritto di essere stanche, non abbiamo più il diritto di riposare. Quindi io vi dico apertamente questa cosa. Oltre ai dolori fisici ci sono anche dei problemi legati all'umore. È del tutto fisiologico dopo il parto sentirsi tristi e giù di morale. Si piange per qualsiasi cosa e in questo caso si parla di baby blues. Si può poi anche purtroppo sfociare in alcuni casi nella depressione. Chiaramente ci sono forme più lievi e più intense di depressione, e proprio su questo argomento voglio farci un video perché credo che sia giusto parlare anche di questo. Questo è uno proprio degli argomenti tabù del postparto. Un'altra problematica è il sesso. Anche per quanto riguarda il sesso dopo il parto, vi farò un video proprio su questo argomento. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, soprattutto spero tanto che vi sia stato utile. Raccontatemi il vostro postparto nei commenti. Io adesso vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Amo? Buonasera, parlo con la signorina di Francesco Mazzia. Dai, che scemo! Salve, lei è stata selezionata per un premio. Comunque io sto girando un video, se vuoi salutali perché gli manchi tanto a tutti quanti. Ciao a tutti, non sono sparito, Sono vivo e vegeto. Dai! E no, non ci siamo lasciati io e questa matta scatenata. E quindi non ci provate.